trovati allo speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta dell'organo legislativo regionale è stata approvata un una legge di iniziativa consigliare riguardante i crediti incagliati del cosiddetto super bonus in edilizia favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi permettendo agli enti economici regionali e alle società controllate di acquistare crediti fiscali dalle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziali a condizione di disporre di proprie risorse economiche e finanziarie sufficienti per far fronte sia all'acquisto sia ai possibili rischi derivanti dalle operazioni. La proposta di legge di iniziativa consiliare è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana a maggioranza con i voti di Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e la non partecipazione al voto della Lega. È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi, a una non risposta del governo. Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese. Quella del super bonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano. Io mi auguro che in futuro, eh, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col super bonus, c'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare, c'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico, ma non possono essere i cittadini a farlo. Quindi abbiamo bisogno degli incentivi, ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo e soprattutto non di continui cambi di normative su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà. Riteniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi, noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria e non è corretto... Far rischiare sulle finanze della Regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei 5 Stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra Regione. È molto rischioso per le finanze della Regione Toscana assumersi questa responsabilità e, come tale, non abbiamo partecipato a questa votazione. Eh, io sono stato l'unico che ho votato astensione perché, pur essendo stato fatto un'azione di, eh, di sollecito alla questione, di, eh, è stata abbastanza limata eh, ogni parola, però a me non mi convince, non mi convince perché questo super bonus è stato veramente una, un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente eh, credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. Ma io penso che oggi sia stato dato un segnale estremamente importante da parte di tutta l'Aula. È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla Regione Toscana, attraverso le sue società partecipate, non tutte, eh, di poter diciamo, interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal, dal super bonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio. Tutto questo perché eh, vi era la necessità, eh, condivisa direi, eh, a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore che è quello diciamo, dell'edilizia, eh, che davvero si è trovato in estrema difficoltà, di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che eh, ha avuto effetti positivi da una parte sul, sulla crescita del Paese, ma dall'altro ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. Eh, è è chiaro che eh, l'intervento a tutto tondo del governo eh, in qualche maniera ha cercato di eh, puntare al contenimento della spesa pubblica però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale eh, desse eh, una sua risposta. La regione toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riammodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la Regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. L'atto è frutto di un lavoro di integrazione di due diverse proposte presentate dal gruppo Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. L'ambito di applicazione della legge è quello dei crediti che discendono dagli interventi rientranti dal cosiddetto super bonus, sia sisma bonus che l'eco bonus, ma anche per le opere di ristrutturazione edilizia. Sulla base di ricognizione effettuata presso enti e società potenzialmente interessati dalla norma, è emerso un ammontare di debiti fiscali e previdenziali teoricamente compensabili annualmente pari a circa 5 milioni. Gli enti e le società controllate dalla Regione potranno procedere all'acquisto dei crediti fiscali dalle banche con la garanzia del prosoluto e a fronte di un accantonamento a un apposito fondo rischi del proprio bilancio di esercizio pari ad almeno il 20 del valore nominale dei crediti acquistati. Unanimità da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso in merito ad una legge che implementa il soccorso alpino speleologico. Voto unanime dell'Aula di Palazzo del Pegaso alla nuova legge d'iniziativa consigliare in materia di soccorso alpino e speleologico illustrata dal Presidente della Commissione Sanità. Ad entrare nel merito del provvedimento anche il consigliere del Partito Democratico, primo firmatario della proposta, e l'esponente del gruppo di Fratelli d'Italia, che ha presentato un emendamento che prevede la possibilità di mettere a disposizione del soccorso alpino anche alcuni fabbricati siti in luoghi strategici. All'unanimità è stata approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e speleologico della, della regione Toscana riconosce il ruolo fondamentale e eh, istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino che è importantissimo, che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti, anche dopo la drammatica vicenda della pandemia, per una ricerca di un rapporto, diciamo, diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora di più gli uomini e le donne del soccorso alpino. Con questa legge noi riconosciamo questo ruolo, ne definiamo i compiti e incentiviamo diciamo, sia gli aspetti relativi al miglioramento del servizio sia quelli che riguardano l'informazione ai cittadini e il tema importantissimo della prevenzione. Eh, mettiamo a disposizione un budget economico e valorizziamo il, luogo, il, il logo del soccorso alpino in modo che sia riconoscibile da parte di tutti i toscani e di tutti coloro che frequentano le nostre, le nostre montagne che la Regione Toscana intervenga per legge, come oggi abbiamo fatto, per regolare appunto il soccorso alpino. Intanto ringraziando le tante donne e tanti uomini con una capacità incredibile, con una preparazione eh, oltre la media, che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna e poi mettendo per iscritto alcune norme. Tra queste io ho eh, chiesto, è stata accettata, tant'è che è diventata... Legge che siano individuati dei fabbricati da mettere a disposizione del soccorso alpino dove appunto possono, che possono essere appunto utilizzati per eh, magazzino, per tenere eh, materiale di intervento, penso a una barella eh, e eh, che possono essere utilizzati eh, anche come eh, luogo di sempre aperto, come luogo di bivacco, semplicemente perché anche se qualcuno non è ferito ma eh, cambia repentinamente il tempo in montagna può succedere, viene la nebbia, viene il buio, viene l'acqua o del vento forte, si possa sapere che in determinati luoghi per 365 giorni l'anno, per 24 ore al giorno, comunque c'è un rifugio, appunto, con il regime di sempre aperto, c'è cioè un bivacco. L'atto normativo individua le attività per le quali la regione si avvale del soccorso alpino e speleologico toscano, al quale viene attribuito un ruolo centrale per le attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale. Viene prevista una convenzione ad hoc, attraverso la quale definire nel dettaglio le specifiche attività, interventi di soccorso ad infortunati o in pericolo di vita, ricerca e recupero dei dispersi e recupero dei caduti nel territorio montano, attività di prevenzione anche attraverso la formazione di chi si avvicina alla montagna e anche il concorso in qualità di struttura operativa della Protezione Civile agli interventi di soccorso nei casi di eventi calamitosi. Svuotamento delle piscine private ad uso collettivo almeno una volta ogni tre mesi è una delle disposizioni all'interno della legge con cui il Consiglio regionale è intervenuta sulle piscine ad uso natatorio della Toscana. Anche qui voto unanime. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, Merito e Lealtà, la nuova legge regionale recante disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, testo che è stato oggetto di emendamenti in Commissione Sanità che ha licenziato la proposta di legge con voto unanime. L'atto normativo nasce per consentire la possibilità di procedere allo svuotamento delle piscine private a uso collettivo almeno una volta ogni tre anni. Lo svuotamento, che finora era obbligatorio almeno una volta all'anno, si considera non necessario qualora siano rispettati i parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. Con le attuali tecnologie è possibile attuare procedure di autocontrollo e mettere in atto accorgimenti tecnici che consentono la pulizia delle pareti della vasca anche senza lo svuotamento totale. L'esigenza è imposta dalla necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica evitando al massimo gli sprechi considerati i lunghi e frequenti periodi di siccità degli ultimi anni. La norma è, ha un ambito di applicazione specifico, è quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile, secondo la normativa nazionale, prevedere per, da parte della regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo appunto, che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni. Quando ricorrono alcune condizioni, e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori eh, misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina, che verranno dettagliate in un regolamento che la Giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia a fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale eh, superficiale della piscina, eh, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno, ma che se eh, fatti in maniera eh, sistematizzata, con il controllo della qualità dell'acqua, possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per, per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante. Per... Credo che sia una, una questione di buon senso, cioè, con un'autocertificazione eh, che in qualche modo rispetta però determinati parametri, si può evitare di eh, riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno, ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che eh, invece comporterebbe ogni anno e eh, tutto sommato si, ri si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter eh, portare avanti eh, un discorso di sicurezza igienica. Quindi da una parte si permette di non cambiare l'acqua annualmente, ma di farlo obbligatoriamente, triennalmente. Dall'altra parte però si innalza lo standard del controllo delle acque e si va incontro a due necessità che sono fondamentali. Ma in realtà questo non riguarda soltanto le attività pubbliche, riguarda anche i privati perché in Toscana sono tantissimi soprattutto nelle campagne gli immobili così ampi da essere divisi in più appartamenti che hanno piscina comune. Questo vuol dire che se solo un appartamento viene messo a B&B tutti gli abitanti del complesso erano costretti a sostenere la spesa del cambiamento dell'acqua che è una spesa importante perché una piscina che tale si voglia come dire e definire, necessita di almeno 7, 8, 9 autobotti. È un costo non indifferente. L'accordo Stato-Regioni prevede per queste piscine la possibilità per le regioni di individuare peculiari modalità applicative delle disposizioni nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene, nonché di sanità pubblica. Ed è tutto anche per questa edizione dello speciale TGT. L'appuntamento con l'informazione torna la prossima settimana.